Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui è il vostro Tonokit che vi parla e oggi siamo tornati con Factory Outlet Simulator, pronti per accendere le luci e soprattutto iniziare a fatturare, non dalla consegna, diciamo, dal cestinamento dei nostri cestini, ok, non mi viene mai la parola, ma dall'ingresso dei clienti che forse inizieranno ad arrivare. Comunque, situazione negozi, signori, abbiamo riempito per bene, perfetto. Camerini, ok, li teniamo lì intanto. Doppia cassa, doppio Jimmy e coso, l'altro. Allora, signori, dovevamo solo far partire la prima produzione di oggi. Quindi NYX e Black Jean ne vogliono 1250, ne dovremmo farne 125. Ci manca il tessuto colorato. Quindi andiamo a prendere il tessuto colorato e ovviamente ne prendiamo 200. Tac, abbiamo 72.000, signori. Voglio assolutamente andare a sbloccare anche il caricamento automatico del. Vai. Ok. Dell'aereo alla pista d'atterraggio, così che abbiamo l'automatismo ovunque, un po' ovunque. Madonna, quanti clienti che arrivano, signori. Della sicurezza una basta? Sì, siamo sicuri? Fare il furbo te, eh? Troppo costoso vuol dire che sei tu povero, non è troppo costoso il capo. Il capo costa il giusto. Allora, qua noi abbiamo, signori, 2, 4, 6, 8, 9 macchine, numero dispari, non mi piace questa cosa e quindi vi dirò, prendiamo la decima macchina. Ecco, è un peccato che poi ovviamente il gioco è sempre in fase di sviluppo, in accesso anticipato, quindi sicuramente aggiungeranno, credo, anche delle macchine nuove. Qua dubito che si possa mettere, però nel dubbio noi no. Ma che si buggy tutto, facciamo che la mettiamo, ma la mettiamo qua così, al contrario. Tac. Vada anche lei, vada, prego. Signori, così almeno sono 10 macchinari che producono. Ok, adesso non dobbiamo fare altro che magari controllare la borsa per vedere se c'è qualche cosa che è aumentato di prezzo. Questo. Ah, cacchio, era arrivato a 15. Era schizzato a 15, adesso a 13. Vendiamo tutto. 13K, ok. Non era il prezzo più alto, ma va bene. Anche da un giorno all'altro possono salire vertiginosamente i prezzi. Quindi dobbiamo stare attenti. Questa invece continua a rimanere a 8. Solo perché l'abbiamo comprato noi, per quello, non per altro. Maledetti. Colvin Klimb, prendiamo che è in picchiata, prendiamo le 1000 di Colvin Klimb. Non se ne possono prendere di più? Cioè, nel senso fare, non so, direttamente comprare per 1000. Ti dirò, facciamo anche 2000, visto che abbiamo i soldi, li investiamo, non sono persi questi soldi, perché compriamo al minimo e speriamo di vendere al massimo del profiterol. Allora, ok, qualcos'altro a 8 c'è, Hermes Z che abbiamo appena preso, quindi ok. Palviner anche, vai, prendi 2000 anche di queste. Tac. 1000 e 2000 e 2000. Ok, 16K investiti. Guarda lì, pam, calcio rotante, brava, brava la nostra signorina della security. Qua intanto vanno a sfracellarsi un po' tutti i macchinari, piano piano si rompono uno dopo l'altro. Ricordiamoci sempre comunque che noi due viaggi li dobbiamo fare, qua sarà buggato ancora il mouse. Non so perché continua a buggarsi il mouse in sto gioco, però dettagli, vedremo come risolvere o se verrà risolto più che altro. Allora, poi altre cose che potremmo prendere. Parte ingrandire ancora il negozio. Allora, qua secondo me se facciamo un po' di spazio nel se. Che cazzo, però. Ma non dovete mettervi in mezzo. Adesso me li ha girate. Me li ha girate adesso. Fancaulo. Ok, perché qua un terzo ci sta, quindi facciamo così, signori. Andiamo a comprare, sempre per l'interno, questo. Anche se abbiamo visto che non conviene, perché qua ce ne stanno
2, 4, 6, 8, 10, 12. No, ce ne stanno 2, 4, 6, 8. Ok, e costa 300. Quello che costa 500 ce ne stanno 12. Vabbè, signori, sti cazzi, prendiamo questo, tanto i soldi non ci mancano, quindi non devi stare qui a fare troppi ragionamenti sulla convenienza o meno. Facciamo così, a parte che si sovrappongono e dovete spiegarmi anche il perché. Vabbè. Comunque, acquistato quello per il semplice motivo che io andrei a questo punto a prendere un'altra licenza di quelle importanti. Quindi abbiamo magliette della Adidas, pantaloni e scarpe della Adidas, magliette della Nixe, pantaloni della Nixe, scarpe della Nixe e, attenzione, underover. Andiamo di magliette, 4,75 solo la licenza, ok, underover. E andiamo subito a mettere in coda, vediamo, le magliette underover. Quante ce ne sono? Sempre i soliti 2, 4, 5 colori. Hanno delle scritte diverse però queste, attenzione. Qualcuna più grande, qualcuna più piccola. Ok, fammi a fare 4 di queste. 4 di queste, 4 bianche, 4 di quelle, 4 di quelle. E basta, 2, 4, 5, soliti 5 colori. Andiamo a cambiare anche l'etichetta, ovviamente. Etichetta prezzo, vai giù, in fondo. Vai, vai, vai. Allora, questa è black, questa è yellow, 17 l'una. La white, 16,50. Red t-shirt. Poi proveremo a fare anche i saldi, signori, perché voglio capire cosa succede se ci invadono il negozio. Magari prima lo riempiamo per bene. Aspettiamo la chiusura. Aspettiamo che i nostri dipendenti vadano a riempirlo. Qua intanto iniziamo, signori, a caricare e a trasportare sulla nave, giusto? Sì. Oh! Mi ha fatto la manovra, brava signorina, che ha tirato un altro calcio rotante a un altro furbacchione. Andiamo sempre sulla nave dove c'è la vendita automatica e per fortuna, aggiungerei. Vendili tutti, scendilo, caricalo. Vediamo se riusciamo a metterne altri 38. Mettici 38, li vendi e poi con calma carichiamo anche gli altri. Non so se tornare di là, no, aspetterei quasi quasi qua. Facciamo un giretto perlustrativo qua, succede qualcosa, ok, non ci fa andare, giustamente. Qua se ci fa andare, forse hanno intenzione di sbloccare qualcos'altro, potrebbe anche essere, nel senso, magari aggiungono cose e... A parte che almeno c'è lo spazio di manovra per il camion, quando e se sbloccheremo il camion prima o poi. Altre 5, mi sa che ci conviene comunque tornare di là, perché 8,50, comunque dobbiamo fare due viaggi ancora, mi sa, Mi sa di sì. Allora, dobbiamo anche capire effettivamente quanto il van possa aiutarci. Attenzione. In quanto a capienza, non sappiamo il van quanto effettivamente pezzi può portare. Io qua carico a mano perché ce ne sono 2, 4, 6, 8, 9. Ok, non li vede tutti. Do una mano anch'io perché siete in tre, ma che cacchio. Però questi signori più si va avanti più ci mettono tempo per produrre, quindi. E ci sta anche perché la sta scritta fa abbastanza schifo, così verticale ci sta in realtà.
Qua siamo pieni. Qua a livello di magliette, senza magari entrare nel camerino. Adidas rosse e Nix. No, sta ancora riempiendo, no. Adidas rosse, Nix nere e bianche. Ok. Quindi vai. Allora, magliette, Adidas rosse, anne 2. Nix nere e bianche, due bianche e due nere. Ok, messo tutto in coda. Guarda lì che coda che abbiamo. Ma quante ne mancano? Poche in realtà, ne mancano due. Quindi direi, iniziamo a far così. Questi white jean, dove cazzo saltano fuori? Mettili lì. Oh, chiedo umilmente perdono, ma ne mancano quanti? Non ne mancano 40. Ah, giusto? Quindi quelli più questi due, giusto? Posto? Vediamo se li vede. Li vede, attenzione. Se vado là e non li vede, io mi incazzo. Mi incazzo. Così ci evitiamo un viaggio. Nel frattempo sono le 2 di notte. Vai, derapata. Curva perfetta. A fil di palo. Vendili tutti. Ok, scendi. Ne mancano 2. Vai. Carri. Oh. Come non c'è nessuno di questo prodotto? Vedi che sono dei bastardi. Vedi che sono proprio dei bastardi. Ma guarda te, devo uscire da lì per... Maledetti. Ma che baghettino c'è, ma ci sta, eh. Ok, 83k guadagnati, 130 signori, e adesso dritti dritti all'aeroporto per fare la stessa cosa e col prossimo ordine si spera a sbloccare il furgoncino. Andiamo step by step, però sempre di più, signori, sempre più grandi, sempre più incidenti quasi. Derapala, scendilo. Guarda la luna, bravo. 100k, olè. Vendita automatica anche qua, perfetto signori, questo è molto comodo. Molto molto comodo. Adesso non so se effettivamente c'è differenza tra aereo e nave in termini di guadagno o in termini magari di numero di merci che possiamo consegnare. Dovremmo fare un confronto magari dei vari ordini all'ingrosso che ci permettono di fare, ma onestamente non lo faremo. Allora scendilo. È che la notte passa troppo velocemente. Io quasi quasi, signori, vado a rallentare ancora un po' la velocità del ciclo. Lo dimezziamo ancora un po', perché effettivamente di notte il tempo passa troppo 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 velocemente. Non abbiamo il tempo di fare queste operazioni, in modo che i nostri magazzinieri del negozio vadano a rimpinguare. Ovviamente mettiamo tutto a caso e ci affidiamo al negozio. Quando nel negozio vediamo che una cosa sta finendo, andiamo a produrre. Ma visto che abbiamo messo un po' tutte le maglie, giusto? Sembra di sì. Ok. Ah no, c'erano anche le under. Cacchio, è vero. Le nuove, signori, quelle nuove. Allora, bianca qua. I prezzi li abbiamo già stabiliti. Poi quella rossa va qua. Ciccio, t'ho visto, né? Vieni qua col sacchetto di plastica nero, perché non ti veda. Queste, signori, la teniamo qua per sicurezza. Si sa mai. No, l'altra rossa. Ok, intanto parcheggiala qua. Gialla. Mettila qua. Manca la nera e la blu, giusto?
la blu che va vicino alla gialla. Brutte però, posso dire brutte, scritta grande, scritta piccola, sono brutte comunque. E la nera, che anche questa va qua. Tac, e ci siamo. Poi aggiungeremo i pantaloni per questa, che però non sappiamo più dove mettere, ma dettagli, no, dobbiamo allargare il negozio. E ok, quindi queste le possiamo parcheggiare. Tac, tac, tac. Tac, guarda il tono kill come si muove ormai tutto fluido. Anche se mi sta venendo da vomitare, immagino voi, con una qualità anche più bassa data da YouTube che... Perché questo non lo mette? Ah, ecco perché. Qualità che YouTube va a calare drasticamente dei video. Allora, ci siamo? Ci siamo. Ok, prossimo ordine all'ingrosso, vediamo. All'ingrosso, tensione 92k, 1140 Nyx Gold Sneak, subito, carico di merci aeree, subito, 1140 significa 114 Gold Sneak, ci manca il tessuto colorato e la gomma, quindi tac, tessuto colorato, dammene 500, esagerato, chi se ne frega, e gomma 500. Vai, 8k spesi così. No, non esageriamo, facciamo 200 e 200. No, che cerniera economica. E 200. Ok. Tac. Scarpe, gold, 114, produrre. Vai. Le nostre... vedi, le mettiamo in coda? Le mettiamo in coda, le nostre. Il nostro design, signori. Famo sempre due. 2 e 2. In realtà dovremmo tenerle di più delle nostre perché vanno via come il pane. Vanno via come il pane. Qua sto meditando e lo facciamo. Facciamo così. Mettiamo tutto incastrato. Ovviamente, signori, noi ottimizziamo. Qua se riusciamo a spostare. Se me lo dà magari. Perché non me lo fa spostare? Tac, tac, facciamo spazio per i prossimi pantaloni, signori, che saranno quelli dell'under coso. Perché non me lo attacca come era prima? Adesso li vuole più separati? Vabbè. Sì, non vengono precisi precisi, ma va bene, l'importante ok, che quantomeno siano in linea. Sì, grazie, che passa davanti, lo vedrà che stiamo facendo una cosa, ma mannaggia a voi, oh. Ok. E quindi dobbiamo prendere altri 4 di quelli? Mi sa di sì. Altri 4. Andiamo a prendere shopping interno. Altri 4 dei pantaloni. Andiamo a prenderli e ad appenderli. Cioè ad appenderli, a metterli qua, a prepararli. Poi non so se... Allora, mi sembra di aver letto che si espande solo in verticale. Cioè... solo di lato, non dietro, cosa che avrei reputato logica io, per quanto qua ci sono c'è anche della terra, non lo so, avrei dato, cioè magari queste servono per altri tipi di cose, eh? Vedete che qua si intravede qualcosa, uno spazio, magari la fabbrica si espande anche di qua, non lo so, staremo a vedere. Staremo a vedere anche come andranno a sviluppare il gioco, perché ha del potenziale, signori. Ha del potenziale. Poi eventualmente, una volta raggiunto un livello soddisfacente, signori, come tutte le altre serie che abbiamo vissuto insieme fino a questo momento, magari lasciamoli in stand-by fino a nuovi aggiornamenti.
aggiornamenti. Un po' come può essere per supermarket, per kebab, quelle serie lì, insomma, che necessitano di aggiornamenti per invogliarci ad andare avanti a giocare. Altrimenti, arrivederci, grazie. Ci siamo comunque divertiti. Allora, qua più che altro la cosa bella di questo è il fatto di poter creare i propri design. Quella secondo me è un qualcosa che assolutamente fa guadagnare parecchio appeal a questo gioco. Potremmo fare anche una cosa interessante, e cioè... Vi sposto un attimo il cassiere, scusatemi, eh. No, è una brutta cosa, niente. No, volevo mettere magari dietro uno di quelli là nostri. Però esce una cosa un po' bruttina. Non c'è altro modo per castrarne un altro, né? No. A meno che... Non ha abbastanza casse, devi stare calma perché ce ne sono due, bastano, avanzano. Non ce l'hanno casse? Ma non trovi un prodotto, rubi gli altri. Ma scusami, ma anche tu sei un pezzo di merda. Perdonami, eh. Neanche adesso allora, perché non trovi le cose, devi rubarle. Penso io, amico. Tac. Sono abbastanza i nostri magazzinieri? Che sono lente, le scarpe da produrre sono abbastanza lente. Possiamo andare così? Sì, dai, ci facciamo un giretto nel frattempo, così il tempo passa. Allora, dovremmo guadagnare circa 80k, forse 90, non mi ricordo bene di preciso. Quindi andremo intorno ai 100, ma ce ne bastano 50 per il furgoncino. Poi vediamo se ci sparisce la macchina oppure no. Io spero di no, in realtà, perché... Insomma, la teniamo lì parcheggiata. Esci, fai così. Esci e vendili dopo, perché così rischiamo il bug. Quindi facciamo tac, così, venduti, perfetto. Carico qua, li vendo, ma in realtà, signori, vado, torno là, perché tanto... Ora che finiscono la produzione, passa tutta la giornata. Effettivamente, per velocizzare la produzione, a parte, vabbè, mettere giù 18 macchine, già ne abbiamo 10, 18 sarebbe un buon numero, ma abbiamo anche bisogno di spazio, dobbiamo ampliare forse la nostra fabbrichina. Allora... Nostre magliette sono proprio poche, eh. Vai. Allora. Sto ragionando su cosa potremmo fare, a parte che ci siamo riempiti di scarpe. Per assurdo, queste potremmo anche metterle di là e caricarle noi, però. Devi vedere qualcos'altro a livello di interni. Queste sono da appendere, eh? Sono curioso, scusatemi. Grande immagine di vendita, fatemi capire. Ah, fuori proprio lo possiamo mettere, interessante. Grazie, eh. Sposta vendere. Fuck outlet, welcome. Non posso modificarlo. Sa di no. Poi c'era anche mica la personalizzazione, sì. Allora, questo è il piano, nel senso... Ok. Fatemi vedere, signori, se... Minchia, ma 3K, non una piastrella, spero.
Direi che aspettiamo un attimo perché il muro, ecco, magari se non fosse proprio cementizio, ma... Eh no, personalizzazione direi che aspetta. Le espansioni, io quasi quasi un cappallo ce lo mettere. Espansione 5 costa di meno, perché? Ah, perché va progressivo. Vediamo allora, signori, spendiamo questo K5, vediamo se si espande anche dietro. Oh, oh, ma allora vedi, ma allora vedi. Luci, signori, luci. Spendiamo qualcosina, va bene, ci sta. Interno. Questa sì che è un'espansione. Prendine 4 di questi, poi metteremo magari tappeti, manichi. Manichino te lo metto, giusto per... Luce circolare, prendine 3. Un'altra cassa? No, intanto no. Cartello delle scarpe, cartello dei jeans, cartello delle magliette. Ma sì, e poi un porta-t-shirt progettato avanzato anche... Signori, facciamo spesa, grosse spese. Tanto qua come siamo messi? Teniamo sempre d'occhio questo perché... Ok, quasi pieno. Allora, questo è... Shoes. Le shoes sono qua. E questo lo mettiamo qua. Magari girato da questo lato. È meglio. Shoes. Poi. Queste sono luci che adesso dobbiamo un attimo risistemare perché... Mettile qua così centrali al muro. Poi dopo quel muro lì probabilmente verrà tirato giù. Però. Qua. Ehi. Facciamo così. Se riesce perché... Che cazzo. È troppo lunghi. Sono troppo lunghi. Ah no, era già... No, non era così. Troppo lunghi, allora... E allora questi spostali. Mettili qua. Sta cosa che torna alla sua posizione originale, io impazzisco, Vai. Poi questi spostali indietro. Ok. Poi questo cos'è? Un altro coso circolare. Mettilo qua. Ciccio! Scusa, ho sbagliato. Sposta. Oddio, quasi quasi lo metterei qua. Mi sa di sì, Uno qua. L'altro. Ma di qua in fondo. Ok. Belli precisi, mi raccomando. Un po' grandi ste casse, potrebbero farle anche un po' più piccoline. Voi adesso le luci ve le metto, Questo spostalo un po' più là. Anche qua ci sta. Allora, luci. Facciamo partire dagli angolini e lasciamo in mezzo piuttosto il buco. Ok, ci può stare. Questi sono i nostri... Quasi quasi, signori, metterei qua adesso le nostre magliette, qua proprio all'ingresso. Tac. Ok, poi spostiamo l'altro. Faretti da soffitto. Mettine degli altri qua. Magari me li giri. Grazie, la luce ci serve da questo lato. Poi, altri faretti? Va bene. Madonna, che nervoso. Lì però non ci stanno. Qua non sono neanche in fondo, quindi facciamo... Ehi, prendili, prendili. La produzione sarà finita, quindi ci tocca andare... Sposta. E Macarena... Vediamo se ci sta un altro lì. Manichino, guarda, ti dirò.
Non so cosa serve il manichino, ma lo mettiamo qua. Dietro non possiamo metterlo? Che peccato. Oh, hanno finito la produzione, attenzione. Modificare. Praticamente abbiamo messo di spalle. Magliette. Guarda, magliette. Popolarità, attenzione. Popolarità, non popolarità. Popolarità. Ah, ci fa vedere le... Quindi questa aumenta la popolarità di, di qualcosa. Allora, vai su queste qua. Quelle blu. Scegli la maglietta blu. I pantaloni della NYX grigi. Dove stiamo malissimo. Li ho scelti? Non vedo. Come 4,5? Facciamo il nostro design. I pantaloni va bene. Le scarpe. Le arancioni, dai, sono bellissime. Scusatemi, voi non... Non me ne ha messi, scusami. Sposta prima di tutto, giriamolo. Modificare. Ah, i pantaloni erano appesi, non avevo capito. Ah, ok. Perfetto, signori. Io andrei in giro così, Pantaloni grigi, maglietta rosa, consulto uno kid sexy e le scarpe arancioni. Cioè, fashionissimo. Va bene. Attenzione però che qua abbiamo... 2, 4, 6, 12, 24. Queste le spostiamo così iniziano a metterle via. Quindi 12, 24. Spostali qua. Spostali qua. Non è vero. Queste ci servono qua. Qua e anche questi. Ehi, questi qua. Qua. Allora, una cosa utile secondo me potrebbe essere questa. Aspettate, non questo, non volevo prendere questo. Perché così possiamo usare questo proprio come... Cioè, op, 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 e vengono qua a prenderseli loro. Stessa cosa qua. Possiamo fare una cosa così. Poi vediamo dove li parcheggiano i nostri impiegati. E fare op, 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 senza fare troppa strada. Vediamo se è una cosa saggia o è una cazzata. Probabilmente la seconda. Va bene, qua siamo pieni. No, 34. Aspetta, 30, vediamo se sono 30. Mi ha detto 12, 24, 2, 4, 6, 30. A logica li vediamo tutti. Ok? Li vediamo tutti a logica. Guarda che li abbiamo prodotti tutti, non lo so. Quindi se ne arriviamo là e il caricamento automatico non ce li vede, io mi incazzo. Perché dobbiamo fare un altro viaggio che è inutile in realtà. Allora, prima di tutto scendi. Poi scendi e poi vendi tutto. Pronti? 3, 2, 1. Vendili, ok. Caricali tutti e 30, li vede. Però 30 solo, ne mancano... Manca un paio di scarpe. Perché? Porca puttana. È uno che magari era sul pallet che non abbiamo spostato. O uno che ha buggato. O che abbiamo messo involontariamente noi sugli scaffali del negozio. Probabile. Fatto sta che il nostro altro giro ce lo dobbiamo fare. Adesso così forse la velocità è un pochino troppo lenta. Però ce la facciamo andare bene, signori. Tanto è tutto di guadagnato. È rimasto attaccato qualcosa voi, no? L'ho messo io, mi sa. Sì, erano solo due prima. Fanculo, ho sbagliato io. Vabbè, capita, capita, capita. Là. E vediamo poi com'è. A parte che qua si è allargato dietro. Sono curioso di vedere anche lì il dietro com'è. E vediamo, vediamo. Drapala. Là, 96k, signori, 100k e a questo punto andiamo a comprare il furgoncino. No, no, sali, il furgoncino adesso... Vediamo se ci fa scegliere magari il colore, se ci fa... Sarebbe bello, eh.
personalizzazione un po' più... Dico di mettere i cerchioni cromati e le cose, l'insegna luminosa, fuck outlet. Però qualcosa di interessante magari anche sì. Il cartellone pubblicitario lo lasciamo così, attenzione, oppe là della Pongi. Andiamo ad accettare subito un altro ordine all'ingrosso. Ok, abbiamo questo giallo che sono Underover White 1040, perché valgono di più ovviamente, ci dà 56k. Questo in realtà con 38k, e facciamo comunque questo 1040 Underover White. Underover White li facciamo subito. Fatemi vedere se manca qualcosa qua. I pantaloni sempre di questi. Pantaloni dell'Underover. Aspetta, li abbiamo prodotti. Allora, licenze, pantaloni. Ma abbiamo preso la licenza? Il filtro, c'è il filtro. Però comunque non ci sono. Non abbiamo preso la licenza di pantaloni, o sbaglio? Eh no, vai, affare fatto. Prima cosa, etichetta prezzo, perché riduci da supermarket, sappiamo che ce lo dimentichiamo sempre. Come al solito, quelli white un po' di meno. E dove sta andando? Ah, perché abbiamo aperto, cacchio. E niente, signorina, allora faccio una cosa. Pantaloni under over, ne mette, fai due. Porca puttana. Grey 2, Black 2, White 2. Ok. Poi noi dobbiamo fare di Maglietter Underover White, filo colorato, tessuto bianco, 104, filo colorato ci manca. Tac. Materia prima, filo colorato, dammene 200. Vai. E no. Qua, tac. White t-shirt 104. Vai. Ok. Poi andiamo qua, signori, andiamo a vedere cosa succede. Shopping, torna indietro, auto. Panel van 50k là. Eccolo, ma è un van bello grosso questo. Quanti ce ne stanno qua per curiosità? 55, pensavo di più, però effettivamente ci sta, Quindi qua possiamo fare il doppio viaggio. Aspettate, non ho visto se ha il caricamento automatico già installato oppure no. Furbi loro, altri 45k, maledetti. Non lo prendo perché siamo un po' corto di soldi. Prima facciamo questo ordine e poi... e poi lo compriamo. I jeans, vi dirò, quasi quasi li lascio qua. Quasi quasi li lascio lì così. E poi qua dietro andiamo a mettere qualcos'altro. Prima di tutto le luci. Scusatemi, carissimi nostri clienti, ma... stavamo ancora finendo di allestire. Solo che il tempo vola. No, un po' storto. Tiro lì così in centro, aureola. Bravo! Abbiamo ancora qualcosa? Sì. La scritta t-shirt. T-shirt. T-shirt lo mettiamo qua dove ci sono le nostre. E questo, signori, facciamo sposta. E andiamo a metterlo. Ce la possiamo fare? Anzi, aspetta un attimo. Siamo in ordine. Facciamo le cose fatte bene. Ok.
Altri tre licenze nostre potremmo andare a mettere qua. Non so se le scarpe ci stanno. Un altro coso di scarpe. Perché in realtà potremmo... Vediamo. Vediamo come fare. Adesso però io qua devo stare attento. Qua abbiamo questo. Mettiamo un attimo qua. Adesso mi confonderò io con gli scaffali, sicuro. Ma sicuro, guarda. Però vedi, questi mi riempiono prima questo rispetto a quell'altro, no? Aspetta, devo fare un altro cambio. È inutile che mi vanno a mettere sul pallet. Cioè, ho il pallet, lo tolgo. Pallet dopo lo togliamo. Non adesso. Però è più fastidioso che altro. Questi dobbiamo metterli giù, sono quelli nuovi, licenza nuova. Sto solo spostando per mia comodità, ok. Adesso andiamo con blue jeans. I blue jeans di solito sono i primi, giusto? Blue jeans, qua. Bravissima. Poi, dopo i blue jeans, iniziano ad esserci un po' tanto. Un po' tante, so che non si dice, però un po' tante texture in giro e forse inizia anche a laghicchiare un po'. Quelli grey, ottimo direi, sono i gli ultimi, giusto? Sì. Quindi mettiamo qua. Tac. Ok. Poi abbiamo quelli neri, che sono i terzi, e poi ci sono quelli bianchi. Ok. I bianchi, dove stanno quelli bianchi? Under white jean. Non capisco perché jean, che sarebbe, sono jeans. Va bene. Comunque, questi adesso li mettiamo qua. E qua. E qua. E qua. Ok, allora la logica è: durante il giorno si produce per l'ingrosso, durante la notte si produce per il negozio. Dovrebbe essere questa la logica. Allora, prepariamo una licenza nostra. Intanto qua quante ne abbiamo di cose? Scusatemi, 41. Allora facciamo così, iniziamo a caricare. Ci facciamo magari un viaggettino rapido sull'aereo, sull'aereo. Guarda lì quanti clienti entrano, signori. Ormai qua ce lo svaligiano, il negozio. Costa tutto un patrimonio perché abbiamo messo i prezzi al massimo. Ma è giusto così. Perché la qualità si paga ed è giusto pagarla. Vendi tutto, bravo. 380, vediamo quanti riusciamo a portarne qua con il wifi. Altri 10, vabbè. Così e torniamo di là, perché tanto dobbiamo comunque tornare di là. Ecco, con il van con 55 slot saremmo riusciti a fare metà e metà, cioè nel senso due viaggi avremmo risolto il tutto. Bella botta e via. Spostare questo e mettiamolo qua, va che è meglio. Entrò matto io, però. Ho sbagliato. Non era questo che dovevo spostare, ma era questo. Chiedo umilmente perdono. Questo dove stava andando con le cose? Le stava tenendo in mano. Ma ce la fate a metterle lì? Di grazia. Giovane, mettile qua. Dove cazzo le vai a mettere? No, non volevo aprire. Vabbè, almeno passa un po' di aria. Ma ragazzi, cioè,
possibile sta cosa, Hop. 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 Eccola, lui lo piazza qua, lui lo piazza qua. Lui lo piazza qua. Ah, vi sto odiando. Vendi. Come non puoi farlo adesso? Perché me l'hanno agganciato loro ormai. Ma porca troia, ma... come faccio a dirgli di non metterlo qua? Scusami, Faccio vendi. Oh, ok. E che cazzo, mettilo là, ne prendiamo un altro al massimo. Diamo un'occhiata al negozio. Qua avevamo comprato qualcosa, no? C'è un po' di spazio qua da riempire, Diamo un'occhiata rapida. Camerini, camerini, camerini. Pff, non lo so. Fatemi vedere le scarpe. Ecco, un'altra cosa comoda, secondo me, sarebbe quella di poter vedere direttamente da qua quante ne abbiamo in negozio. In negozio e o nel magazzino. Questa ovviamente sarà una cosa che presumo aggiungeranno, un po' come abbiamo fatto noi con le mod in supermarket, che siamo andati ad aggiungere, diciamo, direttamente dal menu dell'acquisto, in quel caso, i prodotti che si hanno negli scaffali del magazzino. Perché ovviamente è una cosa utile. Molto molto utile. Tanto qua andiamo a caricare. E io qua non saprei. Allora magari facciamo una cosa. Visto che i soldi ce li abbiamo. A parte le fatture, che non abbiamo fatture, perfetto. Non so ogni quanto ci siano le fatture, però va bene. Devo creare un altro design, ma lo creiamo magari nel prossimo video. Allora, espansioni della fabbrica, la prossima... ah, no, questo era il negozio. Fabbrica, la prossima 8K. Ah, però, espandiamola. Va ancora più in lungo? 7 chilometri di... ma questa zona delimitata, cosa... scusatemi, voglio provare una cosa. Mica che magari questi mi caricano le cose. Scusatemi, giusto per capire. Perché c'è una zona delimitata. E io che faccio? Mi pongo il quesito. Giusto per provare, magari caricano direttamente qua. Anche qua c'è una zona delimitata, ma... no. Ci ho sperato, un pochino ci ho sperato. Hanno finito? Adesso questo ovviamente lo togliamo. Caricalo qua. Allora, altri 16... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Perché non me li vedi questi? 18, me li vede. Sono tutti? Boh, vai tu a capirlo. Però andiamo. Qua intanto abbiamo chiuso il negozio. Ok, chiuso il negozio. Finito l'orario di vendita. Adesso, signori, finiamo questo e ci salutiamo. Ma dovremmo, a logica, avere abbastanza soldi per essere tranquilli e fare l'upgrade al furgone e usare quello dal prossimo... dal prossimo ordine all'ingrosso. Sono tutti? Credo di sì. Olè, 57k, siamo a 105. E poi, signori, un altro paio di ordini. Abbiamo pure il camion, giusto per darvi un'idea di quello che possiamo fare. Sì, poi gli ordini all'ingrosso, più prendiamo licenze che valgono e più ci fanno guadagnare. Quindi è tutto... è tutto un magna magna, insomma. Adesso torniamo di là. Mettiamo questo in garage, praticamente.
Non so se siamo arrivati al limite massimo di espansione di qua. Sì, quindi dal prossimo upgrade dovrebbe espandersi dietro praticamente. Non so se di qua o di là dove abbiamo il negozio, però si espande. Questo in realtà, scusatemi, volevo fare una cosa, cioè parcheggiarlo qua, magari in maniera un po' tranquilla. Tac, parcheggiato qua. Arrivederci, grazie, ci è servito egregiamente. Adesso noi facciamo così. Caricamento automatico messo e quasi quasi, guarda, toglilo. Entriamo ovviamente da dietro noi del portellone. Parcheggialo qua, va bene. Ma signori, un altro investimento che farei a questo punto. Che fai? Ne abbiamo 10, vuoi non comprarne delle altre? Smacchiniamo, smacchiniamo. Compra intanto le macchine, poi vediamo cosa fare. Allora, interno, vai su. Macchina. E ne prenderei altre 10, però non so se ci stanno, ma nel dubbio ce ne freghiamo, ne prendiamo altre 10. Vai. Eccole, le nostre macchine. Le piazziamo piano piano. Raddoppiamo ancora di più la nostra produzione. Non so se ci stanno altre 10, però ci proviamo a farcele stare. Con calma, sfruttiamo tutti i centimetri possibili immaginabili. E poi basta, signori, perché davvero ogni volta dico... faccio l'ultima cosa e alla fine diventano 10 cose. Sempre così, quando ci si perde via, ci si prende gusto. Attenzione, vai. Questo orto che va più veloce. 2, 4, 6. Potrebbero starci, li mettiamo anche di qua, eh. Tac. Andiamo a zigzag. Poi vediamo cosa offre. Ah, vedete che le fatture sono arrivate. Qua ci sta? No, mannaggia. Ne mettiamo una per così allora. Storta? Mi piace storta. Anche se mezza va fuori. Mi piace però incastrata di così, eh. Non so se guadagniamo spazio o in realtà ne occupiamo di più, però. Tanto quella porta lì è una porta che non serve, giusto? Però mettiamo qua la... Oh, non farmi incazzare. Vai. Si pre... No, vabbè, così eccessivo, scusatemi. Così eccessivo. Va bene compenetrarsi un po' col muro, ma... Niente, esce comunque. È brutto, signori, da vedere. Così va bene? Sarà una fenditura dove mettere la posta. Il postino arriva a mettergli la posta. Altre tre? Mamma mia, ma che palle, nel senso. Allora, una qua ci sta. Due le mettiamo lì per forza, perché qua spunta troppo fuori dal, ok, dal garage. Quindi la me, tra l'altro non so se l'ho messa abbastanza avanti, e infatti va bene la distanza da quell'altra ma anche dal muro. Ok, questa perfetta, ultima, ok, tac. E via, signori, ci siamo ormai ingigantiti, siamo passati al van, abbiamo acquistato altre belle licenzine e nel prossimo episodio magari ci concentriamo un po' di più sulle nostre licenze, ne creiamo qualche un'altra. E va bene, io signori direi che siamo soddisfatti così per oggi, magari paghiamo qualche bollettina nel frattempo. Fatture, paga, 4K, ho visto bene. Forse dipendenti? Può essere. Dipendenti che magari, guarda, ti dirò,
Un altro riassortitore del negozio, un altro rifornitore della fabbrica, te li metto anche, siamo quasi al massimo, quindi... Però, va bene. Signori, è stato un piacere come sempre, io vi invito a lasciare un like, un commento, a seguire tutte le altre serie sul canale, mi raccomando, e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, e con il nostro Fuck Outlet per oggi è tutto, ci vediamo con un prossimo video. Alla prossima, ciao ciao!